Liberi.tv Riccardo Cristiano, quelli che state per vedere sono gli interventi relativamente alla presentazione del libro di Gianni De Seta, La conchiglia d'argento, che si è tenuta lo scorso 29 gennaio a Foscaldo. Buona visione! Grazie, buonasera a tutti e mi fa piacere vedere questa bellissima sala gremita. Come prologo riporto i saluti del Presidente e come prologo devo dire che insieme agli editori, ma nonché ai volontari che ci hanno permesso di essere qui, devo dire che siamo particolarmente felici di presentare questo libro. I motivi sono tanti. Potrei partire dall'ultimo. Gianni è un nostro accanito sostenitore, quindi già questo dovrebbe bastare, ma non è per questo. Siamo felici perché Gianni è un fuscaldese, che è ormai uno scrittore affermato, con i suoi romanzi storici riesce a coniugare la ricerca storica con una leggerezza legata al romanzo che permette di leggere i libri con facilità, senza essere pesanti, permettendo allo stesso tempo comunque di acquisire informazioni, ma soprattutto perché ama Foscaldo. Ama Foscaldo, mi viene da pensare come un padre ama il proprio figlio, nel senso che è un amore incondizionato ma non incosciente. Nel senso che conosce Foscaldo, ne conosce limiti, pregi, difetti, virtù e nonostante tutto lo ama e questo traspare dal suo libro. Un libro che, sebbene sia ambientato a Napoli, ma con dei flash su Foscaldo, da là appare l'orgoglio di essere foscaldese, di conoscerne le pietre e di mettere in rilievo quelli che sono i caratteri di questo paese. E, io pensavo di parlare per ultima, però quindi quello che volevo dire è che questo libro, come il titolo, c'è la conchiglia d'argento che è un po' il filo conduttore del libro, un artificio letterario attraverso il quale, io non sono una letterata, attraverso il quale si riesce a legare la storia con la S maiuscola, con le vicende dei personaggi. E questa conchiglia lega tutti gli eventi. Chi legge il libro, anche grazie alla copertina che ne dà un'immagine, la fa vedere fisicamente. Chi legge il libro, se sente parlare di conchiglia, io penso che per una frazione di secondo sia portato a pensare al libro, perché viene richiamato istantaneamente. Come prologo devo dire che ci fa particolarmente piacere essere qui perché stiamo lavorando ad un progetto che, proprio come la conchiglia dà immediatamente l'idea del libro, stiamo lavorando ad un progetto che è alla ricerca di un elemento identitario di Foscaldo, cioè noi stiamo lavorando a qualcosa che quando si pensa a Foscaldo si pensa immediatamente a questo elemento distintivo. Non è un'invenzione, Foscaldo è ricca di elementi distintivi, abbiamo lavorato in un progetto che verrà presentato a breve nel quale presenteremo questo elemento distintivo al quale abbiamo pensato e che sarà poi il filo conduttore che riguarderà tutte le nostre iniziative su Foscaldo e che spero sia apprezzato e gradito e a breve ne avrete informazione. Detto questo, ringrazio ancora, sono emozionata, mi sono presa in contatto.